Salve a tutti ragazzi e bentornati al canale di ToxicGamer88. Oggi siamo di nuovo qui con Minecraft. Allora, nello scorso video avevamo recuperato bene o male il nostro piccolo rifugio. E oggi dobbiamo scavare, almeno un pochettino dobbiamo scavare ragazzi. Anche perché non c'è altro, qui è notte ed è veramente pericoloso. Quindi dobbiamo, almeno per ora ragazzi, non posso uscire fuori perché mi arano. Creiamoci il nostro piccolo passaggio segreto per scavare come se non ce ne fosse un domani. Il tempo che troviamo del ferro oppure qualche altro materiale che ci permetta di costruire un'armatura iniziale, tra virgolette. Quindi dedichiamoci un pochettino allo scavo, tanto non dobbiamo raggiungere chissà quali profondità. Facciamo così. Tutto in una direzione. E le torce dove sono? Mi dia qui. Cerchiamo di utilizzarne il meno possibile. Ok, facciamo un passettino alla volta. Quando è proprio buio, naturalmente comincerò a piazzare torce come se non ci fosse domani. Però i picconi qui cominceranno a fare il loro lavoro. Ok, piazziamo qualche torcia qui. Puff. Io intanto per sicurezza vado a crearmi un altro piccone, sempre se è possibile. Posso crearlo col granito, tanto per avere un'idea. Posso? Ma anche no. Vabbè, abbiamo il pietrisco, facciamo così. Così. E così, perfetto. Ne dobbiamo creare almeno tre. Uno. 2, 3, abbiamo tre picconi. Togliamo la pietra e facciamoci anche un bel po' di torce. Vanno bene 27 torce, perfetto. E va bene così, ragazzi. Cominciamo la nostra scavata da panico. Come vedete, non servono necessariamente mille mila torce, ma ne bastano veramente poche. Il tempo che troviamo almeno una vena di ferro per... Cambiamo anche direzione. Potevo creare anche un tunnel e delle scale, ma... No. Preferisco così, ragazzi. Facciamo un bel... Anche perché non mi va subito di fare... Soltanto... Mega tunnel e poi scavo all'interno. Vediamo quello che riusciamo a trovare. Mettiamo una torcia anche qui. Per dare un po' di luce. E scaviamo, scaviamo, scaviamo. Dobbiamo scavare, ragazzi. Ci serve del maledettissimo ferro. Ferro, vieni a me. Qui trovo granito. Stiamo arrivando al centro della terra, ma chi se ne frega. Sento rumori strani, ma va bene. Qui non vedo niente. Uff, mettiamo un'altra torcia. Oh, un piccone è andato. Utilizziamo un altro, vediamo cosa troviamo. Dobbiamo cercare un pochettino di ferro, sempre se possibile. Non sono molto pratico, però ragazzi, mi darò da fare. Anche se avrà questa serie un tono abbastanza scherzoso, sempre nei limiti. Lì vedo qualcosa tipo luce. No. Facciamo questi bei tunnel abusivi al massimo. Togliamo questi due. Puffolo. Ok. Sempre in questa direzione. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. Anche se preferirei fare così, ragazzi. Facciamo così. Non appena scendo di un altro poco. Vediamo cosa riusciamo a trovare. Tanto questa pietra la utilizzeremo, non vi preoccupate. Attualmente scendo. Mamma mia, che confusione. Scendiamo un altro pochino. E poi andiamo tutto in una direzione. Io direi che come profondità ci siamo, ragazzi. Dobbiamo soltanto. Mamma mia. Togliamo questo. Ok.
Mettiamo qualche torcia qui e scaviamo un altro pochino e poi se non troviamo niente per altri 5 blocchi. Invece no. Invece no, perché avevo trovato un passaggio. Mamma mia, pro. Un attimino, ci serve una via di fuga. Posso? Scheletro. Questo sarebbe un problema. Cioè, guardate dov'è. Guardate dov'è il cane. Come facciamo? Cambiamo strada, via. Facciamo così. Poi risaliremo da qualche parte e risaliremo, non vi preoccupate. Vai, vai. Vi voglio, se finiscono i picconi siamo veramente nella merda, però vabbè. Possiamo crearci una workbench e fuggire. Qui non vedo assolutissimamente niente, lì è troppo buio. Posso piazzare una torcia? Se n'è andato? No, guardate dove è il bastardo, non mi vuole far uscire. Allora, scaviamo dritto, vediamo dove andiamo. Qualche cosa la troveremo. Voglio trovare almeno del ferro in questo episodio, così. Sembrava ferro, ma non lo era. Ok, qui non c'è niente. Qui invece piazziamo un altro lumino. Ok. E andiamo avanti un altro po' che il tempo necessario. Allora, facciamo una rosetta. Adesso vedete che stai facendo. Ok, la pietra c'è. Abbiamo anche la workbench. Sì, va bene. Voglio costruirmi, ragazzi, altri. Facciamo così. Perfetto. Vista l'abbondanza di pietre, direi di crearci altri picconi e scavare a bestia. Qui intanto spuntano sempre cose, ma dettagli. Si scava fino a quando non troviamo almeno un po' di ferro, ragazzi. So che può sembrare noioso, ma se qui non trovo ferro siamo veramente a mare. Troviamo carbone, ma non ci serve perché almeno per ora. Abbiamo trovato il ferro. Abbiamo trovato il ferro. Ok, perfetto. Ed è una cosa importante perché se qui c'è una piccola vena di ferro, significa che nelle vicinanze ce ne siano altre. E infatti, eccolo qui. Possiamo poi farci un bel piccone di ferro appena ritorniamo in superficie. Sempre se ci ritorneremo mai, ma dettagli. Raccogliamo un altro po' di carbone. Ok. Allora, la profondità è giusta e quindi è positiva la cosa. Però, per la nostra sicurezza, dobbiamo stare un pochettino attenti. Qui c'è qualcosa. Sapete come? Vorrei evitare di trovarmi faccia a faccia con qualche creeper o qualche altro mostriciattolo così. Dai, altro ferro, soltanto quello. Grande! Il ferro ascolta le mie preghiere. Il motivo è semplice, ragazzi. Se devo andare ad esplorare fuori, voglio avere almeno un po' di ferro da parte. Faccio un'armatura, un'arma in ferro e la utilizzeremo principalmente per andare a esplorare il mondo di sopra, tra virgolette. Però con un'armatura decente. Ok, qui non c'è più niente. Qui invece c'è. Vediamo, vediamo. Creeper! Eccolo lì, guardatelo. Via. Via, non vorrei che la serie finisse subito subito. Via, dobbiamo scappare. Cioè, se ci colpisce, come minimo ci ara. Ma dettagli. Attenzione. Ok, devo dire che abbiamo abbastanza carbone. Direi di proseguire un altro pochettino qui avanti. Così, non appena ho una certa quantità di ferro, comincio a creare il piccone di ferro che ci serve per i materiali più resistenti, tra virgolette. Andiamo avanti, vai così. I primi episodi, ragazzi, saranno un pochettino meno movimentati del solito, perché avendo una vita non è una sfida di sopravvivenza. Questo che materiale è? Mamma mia. Troveremo il mondo e più.
Altro ferro. Siamo abbastanza fortunati. Facciamo così. Guardate qui. A palate proprio. Benissimo, benissimo, ragazzi. Sta andando tutto come avevo programmato. Anche se non mi aspettavo tutta questa quantità di ferro. Voglio essere pienamente sincero. E siamo pronti adesso per ritornare su. Costruirci qualche cosa con questo ferro. Ok, qui ce n'è più. Facciamo così, vediamo se ne troviamo altro. Qui niente, 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 niente. Ok, ragazzi, il ferro l'abbiamo. Quindi si ritorna su e cominciamo a crearci qualcosa di adatto alle nostre esigenze. Adesso, per risalire veloci veloci, facciamo così. Così bello in automatico. Ed è uno spettacolo. Perfetto. Via, 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 via. Intanto si sarà fatto giorno. Quindi questo episodio lo dedichiamo al ferro. Intanto lì è giorno. Benissimo. Fortunatamente abbiamo anche del carbone. Io come un cretino devo cliccare col destro. Il pollo è pronto. Il ferro dov'è? Perfetto. Così almeno, ragazzi, abbiamo sistemato anche il fattore ferro. Mi nutrisco. Mi nutro, mi nutrisco. Mamma mia, proprio a volte, ragazzi, le battute fanno pena, ma a dettagli. Ok, anche se il video dura un po' di più dei 10 minuti, non me ne frega assolutamente niente, lo faccio per voi. Possiamo piantare qualche alberello se spunta. Così. È uscito qualche alberello? No. Abbiamo rotto qualche cosa, un piccone? Allora mi dia questa. Così la consumiamo, ragazzi, un pochettino. Dobbiamo toglierci. Con un'ascia di legno tagliamo il legno. Naturalmente è normale. Perfetto, un bel disboscamento abusivo. Ok, vediamo quanto ferro abbiamo prodotto e cominciamo a costruire almeno il nostro primo set, tra virgolette, di. Ok. Facciamoci il piccone che ci serve come il pane. E non abbiamo i bastoncini. Facciamoci. Una trentina di questi. Ok. Va benissimo così e facciamo uno. No. Questo non ci serve. Il piccone di ferro ci serve. La spada. Ok. Così, ragazzi, almeno abbiamo un'arma decente. E direi di conservarci questo ferro per cose future. Vediamo. Per l'armatura, se non erro, l'elmo era così. Sì. Mentre i pantaloni, così. Ok, abbiamo i gambali di ferro. E già il ferro è finito. Allora. Andesita, non so a cosa serve, ragazzi, quindi commentate e fatemi sapere a cosa servono. Il piccone di ferro attualmente non lo voglio portare con me. Ok, facciamo così. Sistemiamo un pochettino l'inventario. Direi che va bene così. La spada di ferro me la porto perché fa più 6 di danni a differenza del più 5. Aspettiamo qui per l'ultimo lingotto di ferro. Vediamo se possiamo fare almeno il pezzo di sopra per poter esplorare nel prossimo video di notte. Anche se la vedo dura, però l'importante è tentare. Ok. Quindi per l'armatura, come si faceva? No, questo è un carrello, non mi serve. Qui c'è l'elmo, qui ci sono gli stivali. Allora, ci facciamo gli stivali, ragazzi. Così abbiamo almeno il nostro primo equip. Facciamoglieli indossare. Ok.
Beh, come inizio, ragazzi, non c'è male. Cioè, già dal secondo episodio abbiamo il ferro. Siamo abbastanza in linea con i tempi. Quindi, termino qui questo video. Mi raccomando, ragazzi, fatemi sapere la vostra. Noi ci vediamo col prossimo video. Mi raccomando, condividete e commentateci. Un saluto a tutti voi. Ciao a tutti.